Allora, io ci ho messo gli ingredienti, il latte, ci ho messo il latte e dopo ci ho messo il zucchero e ci ho messo, e ci ho messo il lievito di birra e lo faccio sciogliere e un cucchiaio di farina, di quella, di farina che usi. Adesso è cresciuto, è cominciato a crescere e funziona così. Metti il burro. Il burro deve essere morbido perché dopo deve metterlo, spremerlo dentro. Poi ci metti la farina. Dopo lo mischi dentro con burro piano piano, così, e dopo devi farlo con le mani perché è una pasta dura. C'è un altro po' di burro qua. Questo mischiato, cominci a mettere, perché c'è il burro che si deve mischiare bene dentro la pasta. Prima di spandere ci spolvere giusto un pochettino di farina sotto. Questo per l'uovo, quello grande, questo è quello piccolo è troppo piccolo. Devo usare quello grande. Deve cercare di non sporcare l'orli, i fianchi, così attacca bene, se no non si chiude, si aprono, quando girano si aprono. E così. Non puoi mettere troppo perché dopo si rompono. Si premono così, ma dopo prima di cucinarle deve ripremere un'altra volta perché hanno cresciuto, se no si aprono quando le frici. Con forchetta ci fai il disegno e le chiudi bene. Viene come una pane di Spagna sopra e giù, ma un pochettino, una specie. Non è difficile a fare. Mettere cioccolata e ricotta mischiata, così viene differente, altri sapori.
poi si mischia, si scioglie dentro quando lo frici con la ricotta. Puoi farlo anche con Nutella. Si cominciano a aprire e per quello deve richiuderle. Così non si aprono quanto le frecce. Queste sono pronte. Si vede che sono cresciute, sono gonfie. Vedi come si stavano ad aprire già? E per quello deve richiuderle, se no si aprono tutte. E ci va olio dentro, se no. Te non vuoi olio dentro. Adesso io metto tre alla volta, non troppo, perché sennò devono cucinare tutte assieme. E sono pronte quando sono dorate. Non sono dorate ancora. No, no, non troppo scure, perché dopo vengono troppo bruciate. Sennò. Queste sono quasi pronte. Sono tipo così. Sono cose fatte di casa e sono deliziosi con la ricotta e vengono come una donazze americane e sono deliziose con un bel caffè. Ciao!